Buongiorno Pisellina, siamo svegliati. Dormito bene? Ho visto il lago. Messo su un caffettino, eh? Non ho visto niente. Affacciati tesoro. L'ho visto adesso. Meraviglioso, forse uno degli spot più belli in cui abbiamo mai dormito. Mi hai detto di tutti. È vero? È perché come Veronikita Maps non sbagli mai. Allora, io faccio un caffettino, poi metto in carica la Blue Yeti perché sta al 20%. Ieri sera abbiamo messo a caricare il video su YouTube ed è stata tutta la notte praticamente in carica il computer con la batteria, quindi... Non l'ha finito. Sì, è caricato. È in premiere stasera alle 8. E domani? Domani l'altra seconda parte. Quindi tutti quelli che non hanno ancora visto il video dell'installazione della struttura dei pannelli inclinabili e dei pannelli nuovi, devono cosa fare? Cosa fare? Vederlo. Buongiorno Pisellina. Sì. Sei granchietto. Oggi è domenica. Oggi è domenica. Ma a te dei giorni, ti frega qualcosa? Tieni. Sì, perché non voglio andare dove c'è tanta gente. Esatto, quindi speri che non sia mai domenica. Una volta si viveva aspettando la domenica, adesso speriamo che non arrivi mai la domenica. Vado a fare la pipì. Ciao. Non posso farla. Certo, l'ho appena fatta io, vai dietro il cespuglio lì. Andata via. Certo. Dove vai? Io sono andato di là. Di Dove? là, a destra. Io vado lì. Vai. Falla tutta, mi raccomando. No, me ne tengo un po' per dopo. Ok. Intanto ho acceso l'acqua, così poi ci facciamo una doccia, amore. Ah, ragazzi, questo è il router wifi che usiamo della Netgear, va veramente da Dio. Ha un touch fantastico e ti dice esattamente quanti giga hai già consumato. Tipo, adesso siamo a 20 giga e niente, piccolissimo. Puoi collegarci un sacco di dispositivi sopra, tanta roba. Bollente. È bollente, amore. Sveglia. Dai, 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 dai. Ma io dai, un biscotto. Sì, quello vuoi, quello con i cosi di Cioccolato. Smilz, cioccolatini. Strabuoni quelli lì. È caduta la GoPro perché abbiamo il tavolo super in balli. Super in balico, stavo per dire. Super in ballo, E super poi in bilico. super storto sempre, Poi fa sicuro. schifo sto tavolo. Tienila, guarda, eh. No, 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 no. Don. Che poi la strada è lì, però nessuno ci vede, perché ci sono gli alberi. Io Mi sono svegliato all'alba, ho fatto una ripresa e poi sono tornato a dormire. non ti ho sentito. Avevo troppo sonno. Non ti sento mai quando scendi. Tu lo Perché senti che faccio non... piano. Beh, certo che lo sento che tu non mi senti. Mi hai abbastanza caffè? Era un sì. Mi hai abbastanza caffè? Comunque un posto veramente figo. Silenzioso, vista lago, l'arietta, i pannelli rendono da Dio, prende internet. Ieri abbiamo fatto l'acqua qua vicino. Cosa vuoi dire? Più o meno, sì. Ci abbiamo messo un'ora. Comunque le fontanelle dei francesi sono proprio
le più merda di tutti Europa. L'hanno fatta apposta. Poi magari c'è un modo, Lo infili dentro. Così e buttava. Lo infili dentro. Ma... la pompa. Ma nella vita. Secondo me saranno tutte così, Vorrei dire che andiamo di Tani che è forte tutto il giorno. Buongiorno. 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 Il solo dire giù non con la G, con la G del da Brasilia un voci mi era più in brasiliano meo voci un voci amore ci facciamo una doccina sì si bene ma sei un po' sporca già ci credo mi hai fatto andare nel fango nei rovi nella palude cercare il drone di Bigots vado che figata non vedevo l'ora. Si sta da Dio, bello, bellissimo, veramente una delle cose più belle da fare in vacanza. Ma in la domanda è, l'hai fatta calda o fredda? Tiepida, bellissimo. Adesso tocca a te, amore. Poi con questa vista è ancora più figo. Io ho fame. Step 1, risciacquare bene a mano. Step 2, chiudere forte. Step 3, schiattare l'aria. Step 4, agitare forte. No, a me non piace fare la danza, vero Nikita? Sì. Step 5, c'è tutto. Step 6 ovviamente, togliere tutta l'acqua. Poi arrivati a questo punto avete due opzioni. La prima è risciacquare con un po' d'acqua. La seconda è, se non avete abbastanza acqua, strizzare e stendere. Per stendere sul tendalino usiamo questi attacchini qua della fiamma. Molto comodi perché si infilano in questo modo e poi corrono lungo il tendalino. Se non mi ammazzo qua in mezzo ai rovi, vi faccio vedere. Alla fine hai scelto un posto comodo. Perché ieri quando siamo arrivati c'era un altro camper là, quindi ci siamo messi di qua. Poi per mettermi un po' in bolla sui cuni ho detto vado un pelo indietro e niente, lì ci sono i rovi, ma ormai siamo abituati. E poi lo step finale è fare questo. Uno, comodissimo. E due. Così rimane anche un po' teso. Col vento più il sole. Ti fa pure da tenda. Questi li potete trovare sul nostro shop Amazon. Andate a vedere, vi lasciamo il link in descrizione. Adesso finisco di stendere l'altra roba. Grazie. Prego. Come che si bello, sta? Bellissimo. Figo, Ora vado a fare la lucertola al sole. Dai. Io preparo una pasta e ti chiamo quando è pronto. Ciao. Ciao. Il trucco alla fine è sempre stendere bene, così almeno non dobbiamo stirare, anche perché in van non abbiamo un ferro da stiro, nemmeno lo vogliamo. E poi utilizziamo questo polipetto che avrete già visto in un sacco di video, anche lui ci ha salvato nel viaggio in Italia. Comodissimo, lo appendiamo al gancetto qua sul tendalino e ci sta un botto di roba. Poi gira con il vento, quindi asciuga tutto in un secondo. Abbiamo inclinato leggermente i pannelli solari verso il sole. Adesso vi faccio vedere quanto stanno rendendo. 253 watt, direi non male. Vediamo quanto sta la batteria. 100%. Adesso in carica abbiamo il Mac che sta caricando, l'altro Mac che sta caricando attaccata alla ciabatta con l'inverter da 1000 watt lì sotto che sta dando corrente a tutto, il telefono di Veronikita e il mio, qua abbiamo il routerino wifi della Netgear e una power bank. Però l'energia è talmente forte, la spinta dei pannelli è talmente forte che riesce a tenere su tutta l'ambaradan. Vi ricordo per correttezza che abbiamo una 300 ampere litio e trovate il link in descrizione. Abbiamo tra l'altro lo sconto su tutte le batterie litio.store. Andatela a vedere che sono veramente una bomba e forse è il miglior sito con il rapporto qualità prezzo. Allora qua ci siamo quasi, sughetto, pasta quasi pronta. Veronikita, com'è la roba stesa?
un po' brucia. Un po' brucia. Cos'era, un capello? Ancora un attimo. Avevi discolorata tu oggi? No, perché hai paura. Tutto sta nel non ustionarti quando salti giù dal van. Poi per adesso easy. Ok, poi mi piace, balla più o meno come il tavolo dentro. Ci siamo. Ci sentiamo a casa. Io sono riuscita a farlo stare stabile. Più o meno in bolle. Intanto in freezer ci sono meno 16 gradi, dentro il van 36 e fuori 33. Buon appetito! Buon appetito, ma il tavolo è tanto storto. E beh, tu lo tieni così con una mano, con l'altra mangi. Devo parmigiare il grana. Devo parmigiare il grana! Ora va meglio? Ora puoi parmigiare il grana in, però non in bolla. Assolutamente toccare il tavolo. Non lo tocchiamo. Allora, breve aggiornamento ragazzi, abbiamo lavorato al computer oggi, c'è il video da vedere se non l'avete ancora visto, sono i due video in cui spieghiamo come abbiamo realizzato la struttura dei pannelli inclinabili, c'è stato un lavoro enorme dietro, dal progetto alla realizzazione, al filmare tutto, al montare tutti i video, ma il lavoro più grande l'ha fatto Beltramo, che ringraziamo ancora una volta, quindi andate a vedere il lavoro che hanno fatto, fatelo per loro, per noi, per Veronichita che sta dormendo. Ora facciamo un caffettino e niente, poi ci godiamo il tramonto qua, bordo lago con... Bordo lago più o meno, 200 metri più su, però vabbè. Ci sta. Il caffè è pronto. Il Opa. Caffè. Enjoy your coffee. Fai vedere la primina. Wow. E quella mi hai fatta? Ti ho fatto la prima che ho preso, sinceramente non lo so. Grazie amore, devi sempre dire la cosa migliore. Allora, ti ho fatto Espresso Venezia, che ti riporta ai vicoli, nei canali. Chiudi gli occhi, pensa di essere su una gondola e goditi questo espresso. Devi berlo però, se no sminuisci tutto. Chiudi, chiudi, chiudi gli occhi. Lo senti il vento? I gabbiani. Ti fa male stare in vano a te. Ti fa proprio male. Te. Te. È buono o no? Tata! E in arrivo il treno per Venezia. Direttamente con un espresso. Espresso il treno, espresso il caffè. Era voluta? Io lo so che voi faticate a vederlo, ma veramente è stato un tramonto sensazionale. Adesso cuciniamo due patatine, i pesciolini e via. Patate. Qua c'è il pesciolino che fra un po' prende il...
Così c'è, prende il volo. Si apre ufficialmente la sfida tra Stefanina e Iari per chi è più bravo a cucinare le patate. È arduo, eh? Sì, ma io ho imparato dal maestro, eh. Allora. Però. Però. Ogni tanto l'allievo supera il maestro.